Ciao ragazzi, sono qui con due ospiti d'eccezione. Ve lo dico, sto scroccando sia la camera, cioè proprio quella la macchina, e la camera, lo studio di Jack, per fare un gioco molto famoso, un tema molto famoso, in una versione un po' particolare che diciamo affonda le sue origini al Baker, anche Dani da Ortiz fa una versione molto simile, che non è Akan, ma è CAN. Sì. Ok, voi sapete che ACAN è l'acronimo, sì, acrostico, si dice. Acronimo. Acronimo di? Any card at any number. No. Ah, no. No, all card addicted are nerds. No? Vabbè. Me la segno. Invece CAN è card at any number. Cioè, non è la carta nominata, ma è una carta scelta. Ok, okay, quindi, okay. Per esempio, mescola. E voglio provare qualcosa di particolare. Un gioco che si chiama CAN. Ah, sapete cos'è CAN? No. Ah, prima di tutto, aspetta, sono tutte Jack? Perché sono... Non lo so, ti dico la verità. Sei sicuro? Sì. Bene, facciamo una bella figuraccia. Aspetta. Quelle sono tutte. Siamo sicuri? Sì. Al 100%. Al 100%. Ci sono i jolly? No. Fidarsi bene, ma non fidarsi, il gioco veglia meglio. Esatto. Di solito si dice così. Vabbè, non è questo... Guarda! E già questo è il primo miracolo. Wow! Primo miracolo. Gioco. Aspetta che magari sono... Ah, ok. No, no. Cioè... dicevo, è CAN. Quindi, CAN. Carta scelta alla posizione scelta. Però voglio fare qualcosa di un po' diverso. Sì. Tenterò di fare... un CAN, mi fa troppo ridere, diciamo Akan perché CAN mi fa un po' ridere, senza toccare il mazzo. Va bene. Vabbè. Dimmi stop, quando vuoi ovviamente, quando... Se, qua? Sì. Ok, prendila, guardala, ricordala. Ok, faccio vedere il camera. Faccio vedere chi vuoi. Ok, fatto. Ok? Jack, dimmi, fra poco ti chiedo di dirmi un numero, da 1 a 52, però, cioè tu fai quello che vuoi, veramente, però... Ti dico, sai, il mazzo va da 1 a 52. Sì. Se mi dici un numero piccolo, è vicino alla cima, cioè a livello di manipolazione potrei cambiare qualcosa. Se mi dicessi un numero alto, vicino al fondo, stesso concetto. Quindi rendimelo difficile, dimmi un numero. Ok, 25. 25? Sì. Sei sicuro? 100%. Ok, quello che ti chiedo di fare, sì, perché sarà tutto nelle tue mani, okay, è visualizzare lo spessore di 24 carte. No? 24 carte. Ok. Ok? Cerca di visualizzarlo. Lo visualizzo più o meno. Cerca, eh? Più o meno così. Ok. Perché quello che dovrai fare, sì, è sollevare quelle che secondo te sono 24 carte. Ok. Vado? Sì, sì. Credo che siano 24. Ok. Rimetti la tua. Ok. Chiudi. Quindi, in teoria, 25. Sì. Giusto? Sì. Ma voglio spingermi oltre. Voglio un po' tirare anche al caso. Taglia. Completa. Mescola. Se vuoi, taglia e completa. Ok. Quindi, ricapitolando. 25. Sì. Che carte hai scelto? Te la dico? 5 di cuori. Quindi 5 di cuori, 25. Sì. Jack conta 24 carte sul tavolo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Vai! Quasi. Quasi. Allora, aspetta. Io ho detto CAN senza toccare il mazzo, giusto? Giusto. In realtà questo l'ho toccato, quando hai scelto la carta l'ho toccato. Questa. 25, 5 di cuori? Paura. Miracolo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Yeah! Bellissimo.
Fighissimo. Grazie, grazie mille. Ripeto, l'ha un po' rireso famoso Dani, però arriva da molto più in là. Sì, molto più in là. C'è una versione. C'è una versione, per chi è interessato al tema, c'è una versione anche molto interessante con due metodi su mnemonica di Tamariz. Sinfonia e mnemonica maggiore di Tamariz. Certo. Niente ragazzi, grazie mille. Grazie mille grazie Jack per la camera e la camera. Speriamo di vederci in futuro. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. C'è l'idea di Da Ortiz è farlo con un mazzo mescolato. Io l'ho modificata leggermente, ma lì sono poi scelte sempre artistiche, no? Anche a livello di metodo sono scelte.